È successo un po' di tutto, diciamo che penso che è una giusta analisi. Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto il primo tempo l'abbiamo tenuti alle corde. Quando poi non chiudi le partite su occasioni che avevamo creato, ci potevamo aspettare semmai al primo errore di essere puniti. Siamo stati anche bravi ad andare in vantaggio, abbiamo subito subito il pareggio, là forse ci siamo un po' disuniti. Lo ripeto, è una sconfitta che fa male perché secondo me è molto immeritata, però ci può far crescere e migliorare perché bisogna prendere le cose positive da queste partite e capire che ogni partita è difficile al di là dell'aspetto tecnico, ma ci vuole qualcosina in più sicuramente. Io penso che sia stato più degli errori dei singoli e non del reparto, perché abbiamo preso un gol su una palla persa in uscita e niente, poi abbiamo subito questo rigore su una palla filtrante dove eravamo addirittura in superiorità numerica. E questo fa male perché poi avevamo pareggiato e speravamo e i ragazzi stavano producendo uno sforzo enorme per cercare di portarla a casa e quindi fa ancora più male.